Benvenuti ragazzi nella finalissima tra il vincitore del torneo Io resto a casa, Andrea Gelain, Ciao a tutti. e Andrea Rizzo Pinna. Ciao, ciao ragazzi. Allora, qui i nostri ragazzi si sfideranno in una serie alla meglio delle tre, su FIFA Ultimate Team, e quindi se ne daranno di santa ragione. Noi romperemo un po' le scatole entrambi per investigare sulle loro vite private. Ragazzi, potete cominciare. Perfetto, la partita sta per cominciare. Nel frattempo, chiediamo, Andrea, di dove sei? Che squadra tifi? Allora, sono di Torino, quindi un po' strano perché tipo Palermo, quindi proprio gli estremi dell'Italia. Dico Palermo perché i miei nonni sono tutti di Palermo, anche mia madre, quindi mi hanno fatto un po', mi hanno influenzato. Anche poi mio padre tifa Vicenza, mia sorella tifa Juventus, quindi siamo proprio mischiati. E niente. Giocatore preferito del Palermo? Della storia, non di adesso. Altrimenti mi metterei in difficoltà. Visto che io gioco difensore, ti direi Barzagli. Ok, Andrea Barzagli, va bene. Ci siamo, le squadre si stanno sistemando a livello tattico. Andrea Rizzo Pinna, come stai passando questa quarantena nel frattempo? Che No, ci un po' racconti? così. È noiosa, però mi sto allenando. Ci teniamo tutti in forma. E basta, un po' play. E poi Netflix. Tutte queste cose qua e basta. Speriamo passi Ottimo. bene in fretta a sto momento e basta. Lo speriamo tutti. Nel frattempo la partita è cominciata e subito Andrea Gelini si porta in avanti. Viene intercettato poi dal centrocampo di Andrea Rizzo Pinna, si porta in avanti. Nel frattempo cosa ti piace di Palermo, Andrea Rizzo Pinna, parlo. Allora, a me piace tutto, soprattutto ti dico in ambito calcistico, i tifosi, loro sì, molto, molto calorosi, e poi il clima, qua si sta veramente bene, e poi anche la cucina, vabbè, lo sappiamo tutti, i Eh sì, dolci, eh sì. però la cosa che mi ha fatto più impressione sono il calore dei tifosi, ecco. Sarà una bella serie. Ma guarda che passaggio fai, voglio impazzire. Rizzo Pinna, sei molto attivo. Ti piace giocare a FIFA? Sì, molto. Anche se nell'ultimo periodo ho mollato, ho ripreso 2 o 3 giorni. Qual è il tuo miglior Ma con risultato in Weekend League? 25. 25 vittorie, ottimo. Invece il Adesso tuo? chiedi a lui, ecco. Io ne ho fatto 29, però vabbè. Ai! 29-1. 29. Mamma mia. Ottimo. Ti disturbo mentre stai difendendo. Com'è sentissi dire dai torinesi? Ma com'è che tifi Palermo? Perché è un po' strano, no? Non si vede tutti i giorni Ma un. poi anche quando ci sono, non so, ad esempio a scuola, qualsiasi cosa, tu dici, di che scuola tifi? Tutti si aspettano, boh, Torino, Juve, qualsiasi, o Milan, Inter, e tu dici Palermo e tutti ti guardano un po' strano, come è possibile? E tu devi spiegargli sempre la storia che c'è dietro. La storia, l'amore della maglia rosa-nero. Nel frattempo qua soffre. No, no. Si soffre. La boia, sto soffrendo come un drago, adesso quando riparo. Oh, il gol! Attenzione! Qua, questo è bucatissimo quest'anno. E quindi 1-0. Con chi è che è Comunque legato sì. di più nel Palermo? Io? Andrea RP. Io con Martinelli, Lancini. Martinelli e Lancini, ok. E quindi tu giochi anche a calcio oppure giochi solo virtualmente? Gioco anche calcio. Sono di Settimo, che è in provincia di Torino, e gioco per la loro squadra. Quindi la squadra di calcio del Settimo. Si chiama Settimo Torinese perché 7 miglia da Torino. Van No! Basten, tiro, palo! Il Ho palo. beccato questa cosa. Vabbè. Ultima azione possibile. Van Basten in mezzo all'aria. Ottimo.
prova l'inserimento, niente da fare. Vabbè. Peccato Fisco... per il palo. Eh sì. Fischio finale, prima partita andata a Zagorigno per 1-0, ma comunque il nostro Under-RP ha fatto una buona, un buon secondo tempo, sicuramente. Ora andiamo al secondo match, nel frattempo Zagorigno, cosa... Quale anno ti è piaciuto di più del Palermo Calcio? Qual è dove tu ti sei innamorato, sei stato pazzo del Palermo? Allora, io mi sono proprio... ho iniziato proprio a seguire seriamente il Palermo quando si è salvata l'ultima giornata contro l'Ella. Perché proprio mi ricordavo che tutta la storia che c'era dietro, tutto quello che era successo, è stato bellissimo salvarsi l'ultima giornata. Mm-hmm. Ma tu eri allo stadio oppure l'hai visto da casa? No, era sempre a Torino. Non sono mai stato a Renzo Barbera. Non sei mai stato a Renzo Barbera? Dovrai venire. Devi venire. Ti aspettiamo. Ok, nel frattempo siamo quasi pronti per il secondo match. Vedremo se il vincitore finale sarà Zagorigno oppure pareggerà il nostro Andrea Rizzopinna. Vediamo cosa succede. Prova a metterla in mezzo, c'è Dembélé. Si smarca, qui c'è il gol. Grande gol qua. Bel gol da parte di Zagorigno, si porta in vantaggio al nono minuto di Sissoko. Prova a metterla in mezzo, Van Dijk anticipa ancora il passaggio lì, Griezmann, tiro! E il palo! Ancora palo! Mannaggia. Niente, non vuole entrare. Il dio di FIFA ha deciso di non far segnare Andrea Rizzopinna. Possibilità di tiro, Son potrebbe tirare, c'è il gol, il 2-0 di Zagorigno, ai, molto bello anche questo gol, qui siamo al 57esimo, ci sono ancora le possibilità per pareggiare, ma si deve dare una smossa, c'è ancora possesso in attacco, attenzione Son, è lì, il dribbling, e che gol, al 68esimo 3-0 e qui Zagorigno Show riesce a interrompere l'azione, mi sa che è finita, sì, è finita, 3-0 per Zagorigno e quindi si conclude la serie con la vittoria di Zagorigno per 2-0, complimenti a entrambi. Complimenti a lui che comunque ha avuto struttura. Sì, diciamo che ci sono stati due pali, la traversa, insomma. Vabbè, è meritata la vittoria. È meritata, va bene. Ok, che dire ragazzi, questo era tutto per il torneo. Io resto a casa. Ci saranno sicuramente nuove iniziative in questo momento in cui dobbiamo stringerci forte, restare tutti a casa. Organizzeremo altre iniziative. Restate collegati sui nostri social e vi annunceremo tutto quanto. Per quanto riguarda Zagorigno, ti aspettiamo a Renzo Barbera con piacere. E noi ti aspettiamo in campo, Andrea. Dai, grazie a tutti, una buona giornata.